Aspira, aspira. Tolga questa mano. Kelly, signorina. Facto. Vagolare. Aspirare. Forbici. Daniele. Continua tu. Buonasera, professore. Buonasera. Grazie, Giacomo. Che aspetto natalizio, abbagliante. Ma non hai troppi gioielli addosso, eh? Ma che ti sei messa? Meglio troppi che pochi. Ti senti stanco, Daniele? No. E quei dolorini dietro al collo? E vanno e vengo. Dovresti tornare a fare un po' di sport con un tennis dietro il casa. Il tempo, mamma, dove lo trovo? Ah, lo trovi. Riuscita alla canasta? Ah, Carla Seriotti mi ha fatto venire i nervi. Addirittura giocava così male. Ma sai che cosa voleva? Che ti riferissi dei malanni di suo fratello. Non è la prima volta che una tua amica cerca di scroccare una diagnosi. Ah, come se si trattasse della buon'anima di tuo padre. Mio padre è stato uno stimato professionista. Uno stimatissimo, sì. Da quel gregge di pezzenti che lo facevano a correre di giorno e di notte, persino la domenica di Pasqua. Ma la maggior parte delle parcelle non aveva il coraggio di farsele pagare perché era di buon cuore, lui generoso, disinteressato. Lo dici come se fossero dei difetti. Altro che difetti. Non si ha il diritto di crepare e per il gusto di sfoggiare la propria bontà lasciare una giovane moglie senza il becco d'un quattrino. Inesperta, fragile, con un bambino da tirar su. Oh, che fai? Mi prendi in giro. Ma la mammetta che te la sei cavata egregiamente. Ricky sperava di cenare con te, di vedere insieme non so quale gara olimpionica. Non dimenticare che devi rimpiazzare la sua mamma. Per fortuna a te. Ma non è la stessa cosa. Vai di là da Ricky, va, è ancora sveglio, sai? Dai, papà, raccontamene un altro. Va bene, l'ultima però, eh? Lo sai che differenza c'è tra un architetto, un cuoco e un medico? No. L'architetto nasconde gli errori sotto l'intonaco, il cuoco sotto la maionese. E il medico? Ah, sottoterra, no? Papà, senti, io con te mi diverto di più che con i miei compagni. Ma cavolo, non ti vedo mai. Se ti comporti bene, ti prometto che passeremo insieme tutto un mese di vacanze. Che bello, porco cane in mutande. E dove mi porterai? Questa volta cambiamo sistema. Sarai tu a portarmi. Ma sì, ti lascio la scelta del posto. Dove vuoi, Africa, America, Asia, scegli. Sarà un posto tanto lontano dove nessuno potrà romperti, neppure per telefono. D'accordo. Adesso però di la preghiera per tua madre e dormi, perché è tardi e domani mattina devi andare a scuola. Su. Mettiti sotto bene. Così. Ciao, papà. Ciao. Eh sì, una sola ora in casa e scompare tutta la stanchezza di una giornata massacrante. Niente che io debba leggere della corrispondenza? No, niente, le solite lettere di convenevoli risponderò io. Anche quella che hai nascosto lì sotto? Sicuramente la scuola di Ricky. Smettila. Ancora un brutto voto in condotta? Non è niente che ti riguardi, non si tratta di Ricky. Ma che cos'è? Dovevo buttarla nella spazzatura, è solo posto per le lettere anonime. Eri così di buon umore. Sono stata proprio una stupida. Ma no, perché? È sempre meglio sapere, per guardarsi le spalle. Non è niente che debba preoccuparci. No, niente. Adesso vai a letto, eh? Ciao. Buonanotte, Daniele. Buonanotte. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de Radio Monte Carlo. Nos émissions sont maintenant terminées. Elles reprendront demain matin sur 1400 mètres grandes ondes. Nous vous souhaitons une très bonne nuit.
29 si riferisce a Ettore Vanni. Una operazione non necessaria. Qualche milione per lei in più, ma anche un morto in più. Buonanotte, professore. Ebbene? Non sono in archivio, professore. Non è possibile. Va bene, vada pure. Insieme alle radiografie di Ettore Vanni scompaiono quelle di altri 10 clienti. E tutto quello che lei ha da dirmi non è possibile. Ma non è mai accaduto, io... E adesso sì! E chi ha preso proprio quelle radiografie l'ha fatto per una ragione molto precisa. Vero, Casati? O preferisce non capirla? Ma qui entrano solo i suoi collaboratori. Io dovrei pensare che... Solo a farla riapparire, sì signore! Dimentichi per un po' le preoccupazioni per i suoi debiti di gioco. E pensi a farvele ritrovare in archivio. È un buon consiglio, mi creda. La gente non capisce come si possa essere innamorati dopo tanti anni. Eppure a noi basta stare vicini per sentirci felici. Devo andare. Tornerò appena sarà possibile darle notizie dell'operazione. La lascio in buone mani. Guarda, non lo togliere quel tampone. Scusi. Aspiri. Ancora. Allarga tu. Ha pronti i ferri dei vasi? Sì, suora. Penso che ce ne sarà bisogno. Auguri. A quanto sta il bisturi? A 3, professore. Ecco, la porti a 6. Va bene. Auguri. Aspira, Giottani. Aspira, non mi coprire. Dilato ancora di più, su. Va così. Aspiri. Coagoli. Ancora. Coagulare. Betty, se lei continua con quel tampone, che faccio io? Guardi, signorina. Tira, ma che hai stamattina? Vago, signorina. Professore, la vogliono al telefono. Sto operando, no? E l'avvocato Donati dice che è molto urgente. Digli che richiami. Che fa? Che fa? Stia fermo! Doveva durare 2 ore. Come mai non è ancora finita? Non ci sono complicazioni, vero? No, finora tutto procede bene, ma non si può calcolare il tempo per un intervento come questo. Grazie. Suora, per favore, 2 zeri di seta. Coagulare. Ancora. Ancora, signorina. Professore, l'avvocato Donati è di là. Insiste che è urgente. Uffa. Continui lei, Betty. Avvocato, dico, sto operando. Lei non può venire qui. Sì, ma se non fosse urgente, non mi sarei mai permesso di venire qui a disturbarla.
C'è stata una denuncia sui suoi redditi. Hanno accertato 800 milioni invece dei 90 da lei dichiarati. Vabbè. Tra mezz'ora passerà alla commissione d'inchiesta, a meno che... Quanto? Beh, io penso che 5 milioni saranno più che sufficienti. Beh, li paghi, se questo basta. Sì, sempre che una copia non sia stata mandata direttamente al ministero. Ah, questo provvedo subito. Mi faccio l'87-25-98. Giordani, non ci sto capendo più niente. Questa non si arresta. Presto, un punto. Forse è meglio chiamare il professore. Va bene, io lo vado a chiamare. Vieni, prendi il mio posto. Professore. Ma che succede? Non so, c'è emorragia. Se per caso ti arrivasse una falsa denuncia sui miei redditi... Senti! Sì, è possibile. Beh, in quel caso bloccala, eh? No, adesso non posso perché sto operando. Mallotti! Ciao. Che succede? C'è una grave emorragia. Ma perché? Detti... No, ma c'è bisturi e bisturi. Non mi riesce a rifrenare l'emorragia, professore. Non mi riesce a rifare l'emostasi. Lei non riesce a fare un cazzo! L'emostasi non la farà mai, insistendo a mettere i punti sul parenchima. Avanti, datemi delle pezze, su. Aspira! Guardi che lacerazione. Via, via a me. Facciamo una resezione, via. Professore, non sento più il polso. Sta facendo sangue quel malato? Sì, ha fatto già 5 unità. Gliene dia ancora. Professore, il polso non si sente più. C'è un arresto cardiaco. Su, massaggiamo, su. Non si fermi, Betty, non si fermi! Sì, sì. Signorina, mi prepari un'intracardiaca di adrenalina. Andiamo? Fermo? Professore, non c'è nessun segno di ripresa. Continuate a massaggiare. Non è vero. Lo sento che non è vero. Non può essere vero. No. Non posso vivere senza di lui. Non posso sapere dove sta adesso. Non voglio! Non voglio! Signora Marchetti, lei è credente? No! No! Dio non ha avuto pietà di me! Cristo mi ha ingannata! Mi ha tradita! Come osa offendere così il Signore? È un peccato gravissimo. Se ne vada, madre. È un peccato più grave indignarsi con una donna così disperata. Signora, il professor Vallotti ha dato l'ordine di restituirle l'anticipo. Anticipo. I soldi. Hai capito, amore? Ti hanno restituito i soldi! Thank you.
Guarda, guarda, guarda. Lei qui. Lo dice come se non sapesse che dovevo venire. No, no, anzi, mi aspettavo questa sua visita di samaritana. S'accomodi. Tra l'altro è per me una grande distrazione. Prego, prego. Allora, cosa prova una religiosa in casa di uno scapolo, eh? Detesto il disordine. Le dispiace se rassetto un po' la meno peggio? Ah, per me faccia pure come le pare. Ma non si aspetti della riconoscenza, tanto domani sarà tutto come oggi. Il disordine parte da dentro e poi si espande fuori. È un pezzo che mi ci sono rassegnato.